Ciao ragazzi, in questo video assaggiamo tante cose buone in uno dei mercati notturni più famosi di questa zona. Prima però vi facciamo vedere quella che è stata la nostra casa per 2 settimane qui a Hua Hin. Infatti eccoci qua, ci troviamo alle Fourth Choice Suites by the Sea, nella località di Cao Takiabe, a circa 8 km da Hua Hin Beach, facilmente raggiungibile col nostro motorino. Qui ovviamente, come vedete alle nostre spalle, abbiamo una bellissima piscina, questa volta strautilizzata. Esatto, sì. Il clima qua è bellissimo, non fa né troppo caldo né troppo freddo, quindi sì, siamo stati benissimo in questi giorni. C'è giusto un'aretta fresca alla sera, ma davvero strapiacevole, bellissimo questo clima qua. Dicembre-gennaio in Thailandia è pazzesco, è bellissimo. E anche in questo appartamento, in questa struttura, ci siamo trovati strabene, quindi ve la vogliamo consigliare. Ora ve la facciamo vedere meglio, però andiamo. Abbiamo a disposizione una grande piscina, un giardino ben curato, una piccola palestra, un'area in comune molto accogliente, la sicurezza all'ingresso. E abbiamo trovato anche un piccolo orto, ovviamente con i peperoncini anche. Abbiamo anche una piccola spiaggia qui vicino, raggiungibile a piedi, circa un 10 minuti. Siamo in una zona perfetta, oltretutto abbiamo anche le montagne che ci circondano e ci sta piacendo tantissimo Hua Hin. Ci piace questa zona in modo particolare perché, a differenza di Hua Hin, dove c'è anche uno stradone importante che passa praticamente in mezzo alla città, qui è molto tranquillo, si riesce a passeggiare la sera in viette molto tranquille, senza rischio di essere investiti ovviamente dalle macchine, e ci piace davvero tanto tanto tanto. Ed è molto carino questo stabile, si divide praticamente in 2 edifici, il padiglione A e quello B. Noi siamo negli A e adesso vi facciamo vedere il nostro appartamento. E questo è il nostro grazioso appartamento, pagato 30 euro a notte, molto bello. Niente? Praticamente, vabbè, ovviamente si entra sempre in questo, diciamo, soggiorno, salotto, dove c'è il tavolino da caffè, il nostro televisore, penso mai acceso una volta questo. Qui abbiamo il nostro tavolino che utilizziamo per fare colazione. Non è grosso come quello che avevamo a Bangkok, però è comodo, dai, va bene. E qui c'è subito il nostro letto, più comodo di quello di Bangkok. Sì, più comodo. E vabbè, con il suo armadio, gradino, e andiamo in cucina. Quindi cucina e camera da letto separate, ovviamente. Questa qua, piccola ma funzionale, come da solito qui in Thailandia. E il nostro bagno, comodo. Una cosa che ci tengo a mostrarvi è la vista sulle montagne da questo appartamento, perché noi siamo al 6° piano. Che poi più che montagne sono colline. Però è bella, la vista è davvero bella. Ragazzi, eccoci qui al Tamarind Night Market di Hua Hin. Come vedete l'atmosfera è bellissima, è pieno di persone. Oggi è il 30 dicembre, quindi Hua Hin è una meta turistica appunto per i giorni di festa anche dalle persone thai, e quindi c'è un sacco di gente. Anche tanti turisti, eh? Sì, sì, davvero tanto. Se, diciamo che in vista del Capodanno si è riempita davvero tanto. Sono appena le 18:30, come vedete l'atmosfera è molto vivace ed è pieno di persone qua. Ma si può venire fino in Thailandia per mangiare una pizza al mercatino thailandese? Sì, si può. L'abbiamo presa, adesso stiamo aspettando che ce la fanno. Il problema qui è trovare un posto dove sedersi perché c'è tantissima gente. Infatti perdonateci per l'audio, ma è quello che riusciamo a fare. Pizza al mercatino, ma fatta col forno a legna. Non so se avete visto delle immagini, cioè roba seria, eh. Male. Allora, l'aspetto di questa pizza
sembra davvero invitante, ma adesso l'assaggiamo così vi diciamo com'è. Tra l'altro siamo qui al mercatino e voi dite, cavolo, non avete preso magari il cibo thai? Ma noi sappiamo che il cibo thai al mercatino è molto buono, ma la pizza al mercatino, cioè, era una sfida, cioè. Tra l'altro sembra molto bella anche. Guardate qua. Ed è molto molto buona. No, davvero, cioè, è assurdo, incredibile trovare la pizza buona al mercatino, cioè, buonissima. Amore, la foto non l'abbiamo fatta, aspetta che te ne provo a fare una io così. Fermo così, questa qui forte. Allora, cosa ne pensi? È buona. È molto buona. Anche il formaggio è buono. Sì. Ci stava. Questo mercatino, come avete capito, è molto turistico. Anche i prezzi non sono realmente prezzi economici. Fate conto che questa pizza l'abbiamo economici pagato... Economici per quello che è qua la taglia, ecco. Però, dai, sono ancora economici. Vabbè, diciamo che questa pizza l'abbiamo pagata a 260 baht, che sono circa 5 euro. No, 7 euro. Non è poco. Però è molto buona. Sì. Diciamo che ci incuriosiva assaggiarla perché l'abbiamo vista prima e l'aspetto era molto invitante, quindi mi ha detto perché non provare la pizza al mercatino? Ottima scelta! Per non farci mancare niente ci siamo presi anche una patata lessa tipo? Sì. Tipo una specie di purè. Ma questa è patata rossa, dolce o quella normale? No, quella normale. Penso con un po' di latte, come il purè classico nostro. Vai, assaggiamo. Beh, a me piace. A te non so. Perché? Non è proprio naturalissimo. No, è buona. È buona? Sì, buona, buona. Abbiamo ordinato un Hong Kong waffle con la Nutella come dessert. Ma è troppo buono. Praticamente ci sono queste palline che sono mezzo croccante e all'interno morbide. Beh, ovviamente in questo mercatino troverete qualsiasi cosa, dal dolce al salato, dal cibo thai al cibo, diciamo, europeo, qualsiasi cosa. Lasciato il Tamarind Market, a pochi minuti a piedi c'è un altro night market, sempre anche questo aperto il venerdì, sabato, esatto, e domenica. Aspetta che passiamo. Un po' stretto qua. L'altro mercatino che stiamo andando a visitare si chiama Cicada Market, sì, ma è giusto a 50 metri, sono davvero attaccati l'uno all'altro. Si può andare comodamente a piedi. Sì, questa stradina che stiamo percorrendo con qualche negozietto. A differenza del Tamarind Market, dove troverete solo da mangiare, qui a Cicada c'è sia l'angolo mangiare e cibo che anche quello, diciamo, artistico, con tante bancarelle di prodotti artigianali e artisti locali che dipingono quadri, fanno ritratti. Molto molto bello, ci sono anche show e concerti. L'ultima cosa che abbiamo da assaggiare stasera, eravamo un po' curiosi e un po' che lo cercavamo, è questo frutto che praticamente si chiama, ci ha detto il ragazzo, Som Ho in thailandese, spero di averlo pronunciato bene, però non saprei descrivervi che cos'è, dovremmo fare delle ricerche. Salvatore dice che assomiglia un po' a un pelmo. È una scommessa, adesso però lo assaggiamo. È una scommessa, però siamo curiosi di assaggiarlo, vediamo. Assaggiamo, proviamo. Allora, vederlo così sembra tipo un arancio, però un po' più duretto.
buono. Allora, ha un retrogusto amaro, non amaro, scusa, acido, tipo il pompelmo, ma un po' più dolce, ma davvero buono. Ho trovato un altro mio frutto preferito, allora. Per me la frutta piace un sacco. Beh, guardate, è così. Sembra tipo lo spicchio di un arancio. È buonissimo. Secondo me è veramente pompelmo. Ma il signore dove l'abbiamo preso? Non sapeva dircelo il nome in inglese. Ci ha detto solo quello in Thai. Comunque se si guarda, diciamo, l'esterno non è un pompelmo. È verde, è verde, cioè, quindi per questo non siamo convinti di cosa sia. Però è molto buono, ricorda molto un pompelmo e faremo le dovute ricerche. Anzi, meglio, se voi lo sapete, scriveteci nei commenti. Esatto. E iscrivetevi al canale. Ragazzi, grazie di essere stati con noi anche oggi. Sì, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie. Infatti eccoci qua. Ci troviamo... No, vai. No, dillo tu, dillo tu. Infatti eccoci qua. Ci troviamo al First Choice by the Sea. No, rifacciamolo. Infatti eccoci qua. Ci troviamo al First Sweet Choice. No. Per me no. Ragazzi, eccoci al Tamarind Night Market di Hua Hin. Come vedete l'atmosfera è bellissima e pieno di persone. Sì, dai. Perché sei tutto goboli con la testa nella patata? Intanto mi dimentico che mi filmo. L'avete mai assaggiato? Noi sì, ed è buonissimo.